Ben ritrovati, mes amis. Sono tornata dopo qualche mese di vacanza, in cui, fra le altre cose, ho rispolverato questi antichissimi tarocchi. Non mi dite che non credete nel destino, eh? Spero per voi che siate fatalisti quanto basta, perché oggi parliamo di un simbolo della nouvelle vague, Cléo de Saint-Cassateur, di Agnès Varda. Il titolo svela pressoché tutto, eppure... Non vi sembra così misterioso, così inafferrabile? La verità ha giocato proprio su questo mesuchou, con il tempo reale che oggi nel terzo millennio è diventato un mito, tanto da far scordare la storia, il passato e da impedire la vista sul futuro. Ma mezzo secolo fa la scelta della regista è stata una vera novità. Il resto lo sappiamo da godare in poi il cinema ha sperimentato un po' di tutto, come i tagli del montaggio con le plan sur plan, la camera subjective, le plan sequence. Viviamo dunque in tempo reale le angosce di questa fragile Cleo, una cantante che sta ottenendo un discreto successo, ipocondriaca e superstiziosa, in bilico tra l'immagine che gli altri hanno di lei e ciò che invece deve scoprire di se stessa. Blan e et noir comme e dibeti que se paran un doué il film cho' une honore mesa scana regularmente dallelanchtes d'ologi parsion pas vuque tra les rues de Paris ne la bella maison de Pléau n' café ni bistrot et a l'inter del film muto que créa que la misea n ababîm tant amata dagli autori et de la nouvelle vague. A proposito di orologi, amis, non vi siete accorti di quante volte nella quotidianità ci scontriamo con lo scorrere del tempo? Paradossalmente penso che il continuo assistere al suo incedere sia un modo per rimanere eternamente ancorati alla giovinezza. Anche Cleo rimane immobile, in attesa del verdetto della vita. Avrà una grave malattia, vivrà, morirà. Le risponde una chiromante, banalizzano gli amici, non se ne cura l'amante e compatisce l'assistante. Solo un uomo l'ascolta veramente, uno sconosciuto, quando Cleo è già noir, quando l'attesa si è già fatta rassegnazione. Il destino, mesami, può assumere molti volti, ma alla fine è sempre il nostro che vi dobbiamo riconoscere. Guardate questo caposaldo della cinematografia francese perché è un contenitore di simbologie e tecniche sperimentali. È un punto di domanda sul destino e sull'eterna dicotomia vita-morte. La comtesse vi dice, oui. e i tarocchi cosa dicono? Eh? <ride> Quelli mi stanno già svelando molti segreti. Alla prochaine destinée, mes amis.